Il supermercato del futuro probabilmente è alle nostre spalle, è un tentativo che Macfood fa quest'anno per la prima volta di tentare di interpretare ciò che i consumatori di ortofrutta troveranno nei reparti ortofrutta dei negozi del futuro. Che cosa ci sarà? Ci sarà probabilmente tanto prodotto pronto per il consumo, ci saranno tante offerte dai prodotti locali ai prodotti che vengono in controstagione, ci sarà una gamma di soluzioni, di possibilità molto più ampia di quella di oggi, al fine di fare che cosa? Di far aumentare il desiderio da parte degli acquirenti di acquistare e consumare ortofrutta fresca. Oggi tenteremo di interpretare quali siano le migliori soluzioni per cercare di migliorare il consumo di frutta e verdura, che ricordiamo è stazionario da tanto tempo in Italia, anzi è leggera decrescita, con una piccola timida ripresa solo nell'ultimo anno, per cui cercheremo in ogni modo di vedere quali sono le soluzioni di offerta, le soluzioni di gamma di prodotti che possono meglio interpretare i consumatori di domani. All'interno di questo supermercato quali saranno poi le novità? Cioè nel futuro che cosa cambierà fondamentalmente? Avremo tanti prodotti pronti, si chiamano ready to eat, cioè prodotti che possono essere consumati mentre si passeggia lungo la strada, che possono essere consumati in ufficio, che possono essere consumati prima di un evento sportivo o subito dopo, quindi avremo prodotti che hanno le caratteristiche di essere degli snack, ma altrettanto avremo preparazioni, quindi ci saranno suggerimenti. Qui c'è una bellissima ricetta per il guacamole con una confezione in cui ci sono i 5 componenti già pesati, quindi adatti per essere realizzati, per permettere ad una famiglia di due componenti di avere il prodotto per una serata davanti alla televisione, ad esempio. Quindi tante soluzioni che aiutino anche il consumatore a pensare come consumare, dove consumare, quando consumare frutta e verdura in tutti i modi in cui oggi possiamo vederla e possiamo consumarla.